Ci siamo con l'edizione del mattino, del sabato mattino. Sì, è da un po' di giorni che non registro, ma voglio recuperare questo sabato mattina che ho voglia di andare avanti con questa storia del realismo. E siamo qui senza indugio. Visita invernale, ok, mi ricordo. Siamo un nuovo flashback di Abby dopo essere stati però nel presente colpiti da una serafita con un martello e siamo stati storditi, probabilmente portati da qualche parte, ma nel frattempo, flashback. Tanto comunque c'è il caricamento. E si va. Sta procedendo abbastanza bene. Come al solito, io rivedendo dei video, ho scoperto che potevo skippare magari molti più combattimenti, però è questo l'esperimento anche. Skippare più fight possibili perché bisogna risparmiare proprio tutto, tutto, tutto. Anche se, come ho detto, mi sa, nella battaglia di Ellie con la barca potevo comunque consumare più cose perché dopo saremmo passati a un altro personaggio, però alla fine ho cercato di usare il meno possibile anche lì. Perché alla fine non è così difficile, ecco, se tu usi gli oggetti alla fine si fa, ecco. Flashback. Che c'è? Ah, ecco, già Abbiamo qua. ordini? Quasi. Quasi. Va bene, senti, possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto. Owen. Da quanto non venivi qui? Guardati intorno, ammira. Cosa hai fatto? Ma sai, ho tagliato i rampicanti, ridipinto le pareti. Alice è qui. È fuori con Mel. Scuoti, mica si scuote molto. Molto divertente. Voi come ve la passate? State bene insieme? Di solito sì, sai, lei sa essere molto dolce. Un sollievo dopo di me. Beh, sotto quell'apparenza da dura, hai un cuore tenero. Che pessima memoria. Selettiva, direi. Ah. Questo sembra una citazione del primo, mi ricorda molto la scena delle giraffe. Stai disegnando sul murales di Max. Lo abbellisco. Sei migliorato da quando coprivi i simboli delle luci. Oh, il mese scorso si è unita un'altra luce. Ex luce. Beh, aveva sentito parlare di un incontro a Santa Barbara. E ci sono prove a supporto di ciò? No. Ma come? Ah, che meraviglia. Come contenta Abby. Beh, sembra complicato. Non toccare. Abigail. È un esperimento scientifico. Più o meno, distillo alcol di prima qualità. Puoi averlo se fai la brava. Che privilegio. Hai iniziato a tirare con l'arco. Non direi. Adesso c'è da fare il minigame che la prima volta sono riuscito a fare il punteggio massimo, adesso vediamo, non mi ricordo niente. Ecco, ti pareva. Già tocca farlo. Ora capisco il bersaglio. Beh, sai, io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida. Ma dubito che possa piacerti, è piuttosto complicata. Mi vuoi provocare? Ha funzionato. Cosa faccio? Ok. Vedi i bersagli? Sì. Colpiscine più che puoi nel tempo limite. Se vinco, voglio il mio nome in vista. Ci Certo. sto. Uno in meno. Sono fiero di te. Ti Tranquillo. pareva. Mancano 10 secondi. Ma come? A realismo così difficile?
5, ma come? 4, 3, 2, 1. Mamma mia, al realismo c'hai pochissimo tempo. Vabbè, non me ne frega. Quello è stato un bel tentativo. Forse il tuo arco è rotto. Sì, senza dubbio. Segna i punti. Sarà per la prossima. Dopo lo faccio. Ma che... Hai paura che Mel scopra che sono stata qui? Cosa? No, non le importa. Allora segnami sulla lavagna. Dio, calmati. Quanti ne ho fatti due, proprio umiliato. Ah, tre addirittura. Ok, voglio farti vedere un'altra cosa. Vieni di sopra. È il cadavere del capitano. L'ho visto la volta scorsa. Gli hai messo il cappello da Babbo Natale. Cosa? No. Cioè, non è male come idea. Anche la mira sembrava più difficile. Comunque, è bello che hanno... Wow, complimenti. Fatto così. Che lusso. E non hai ancora visto niente. Accomodati. Goditi il panorama. Prendi, assaggia. Allora? Il panorama è bello. Ah, grazie tante. Per lei porci. Volevi una bugia? Sì, ovviamente. Lei va matta per il Natale ed è... il nostro anniversario, quindi... Lo trovo adorabile. Trova il modo di andare a fanculo. No, vorrei qualcuno che mi ami tanto da farmi un calzino. Ma tu non te lo meriti. Cosa, il calzino o qualcuno che mi ami? Perché sei così di buon umore? Chi, io? Salta all'addestramento oggi. Abby, al chiaro di luna. Ho trovato il fratello di Joel. Vive in una colonia in Wyoming. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Non aveva mollato tutto 10 anni fa? Sì. Quindi l'hanno mai più visto da allora? È una pista. Devo provare. Ok, ma sai bene che se anche fosse lì e lo incontrassi, potrebbe non sapere dov'è Joel, giusto? L'hai detto agli altri? Sono tutti d'accordo. Mel compresa. Possiamo partire in settimana. Isaac non darà il permesso, sono troppe persone. L'ha già dato. Cazzate. Chi crede più di Isaac nella giustizia? E sa cosa ha fatto Joel. Ehi. O insieme o niente, giusto? Certo.
Eccoci qua. Dove ci portano? E loro si annida il peccato. Liberali, perché possano conoscere il mio. Dov'è l'altra apostata? Spezzatele le ali. Arrivano i demoni. Tirala giù. È una di loro. Lev. Occhi aperti. E voilà. Questo sconto l'ho già provato, realistico. Oh, ecco, infatti. Ah, perché era quello dietro. Ecco. Quando tu nel menu puoi provare gli sconti, in teoria non è difficilissimo, l'ho fatto tipo alla seconda volta, solo che tipo adesso ci hanno attaccati in due.
Il segreto è schivare dopo ogni attacco. Esatto. Fare quadrato L1, quadrato L1. Vedi? Ah, è, tipo, lei non so perché non me l'ha fatta. E voilà. Luca, forza, muoviamoci. Dove stiamo andando? Usciamo dal bosco. Dobbiamo scappare. Ora. La costa è di qua. Seguiamo Yara. Oh, no, mi sa che sono morto. Oh, grande. Grande Lev, amico mio. Questo era lui. Stavi bene? Sì. Muoviamoci prima che ne arrivino altri. Ogni direzione va bene. Sappiamo dove stiamo andando. Deve essere di qua. Che di qua sto Via, via, via. Di qua. Dai, andiamo. È recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui. Oh, uno snack. Andiamo, Lev. Apri. Spostati. Ci penso io. Forza. Su, vieni. Eccola. Questa è considerata boss fight, attenzione. Hai il mio zaino. Aia. Qua è il segreto, lei fa la combo da tre. No, la presa è unica. Due. Ah no, ha fatto quella da due, ok. Come on. Aspetta come? Cioè mi stavi per ammazzare. Fatto. Voi state bene? Sì. Non mi ricordo quando... Di già, perché ho fatto un sacco di cose. Quando l'affronti per la prima volta, perché si capisce che... Allora, io prendo questo, non si sa mai. No, però... Piede di porco. Che è uno sconto obbligatorio, perché tanto fa vedere il filmato che gli morde l'orecchio, infatti non ce l'aveva.
Ecco, sto pezzo qui è nato più di cui ho molta paura. Ho molta paura a questo livello. Per ora resisto. Ok. Prendete tutto ciò che trovate. Veramente. Sono oggetti del vecchio mondo. Ma che... Ci servono provviste. Finché siamo imboscati qui. Il doppio senso era voluto. Cos'è un doppio senso? Mai viste le iene ammazzarsi tra loro. Serafite. Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Cioè, quanto Megasa ebbi con la doppietta canotta, cioè, fortissima. Zaino, piedi di porco, mi piace un sacco questo design. Treccia, ho tutti elementi che mi piacciono. Apri o no? C'è qualcosa? Biscotti, niente. Questo mi ricorda io quando ero più piccolo che aprivo sperando di trovare dei dolciumi. Interessante. Questo cos'è? Proiettili come ottenere? Ah, forse è quello che fa le munizioni. Pasticcos. Andiamo a vedere, va. Le cartucce incendiarie non sono male. Alcol esplosivo. Se ci fu. Slancio io lo prenderei. Dai, prendiamo slancio. Che è fondamentale, molto forte. Tipo prima potevamo. Beh, basta avere una bottiglia per innescare lancio. Perché deve subire un. Il nemico deve subire un'aggressione. C'è qualche snack. Eddie, mi auguro di tutto cuore che tu stia bene. La tregua è stata infranta e ci hanno richiamati alla base per nuove assegnazioni. Ho mandato due gruppi a cercarti invano. Ivano. Spero che trovi questo messaggio e torni da noi. È un lupo. La tregua è finita tra questi serafiti, no? Questo è esplosivo. Sì. E il VLF, giustamente, perché Isaac è un guerrafondaio. Chissà se però i serafiti l'avrebbero comunque tenuta. Sono belligeranti? Boh, oppure vogliono solo farsi i cavoli propri con le loro regole super bigotte? Boh, non si sa. Qua c'era qualcosa di interessante, c'è un po' di rifornimento, mi ricordo. Questo cos'è? Ash, reparto ferramenta. Cos'è un medipad? Oro questo. Mi sa che userò parecchie pistolettate nel prossimo scontro perché non voglio stare qui bloccato in eterno. Perché non è skippabile. Vi faccio un piccolo spoiler. È uno di quei scontri che mi ha dato un po' di problemi, anche a difficile, nel senso sì, io la seconda volta l'ho fatto, per carità, terza, quarta, massimo, però... Insomma... Qua cosa c'è nel bagno? Una bottiglia, contenitori... Basta... Oh! Oh, ma cavolo, due colpi di pistola, è incredibile. Ragazzi, ma voi mi state coccolando. Siamo vicini alla costa. Ancora un po'. Seguitemi. No, me la spreca. Ah, vedi, ha fatto però l'animazione. Io quasi che questo lo potenzio.
Tanto ho due forbici, se no cosa mi servono? Dai, sì, ci sta, me ne frega. Se no non lo faccio mai. Andiamo. Tanti coltelli non ce li ho. Dai, leva, aiutami. Lev, dai, non mi fa sprecare il piede di porco. Oh, ci hai preso fino adesso, adesso non ci prendi più. Vabbè, basta. Però... Perché sprecare il piede di porco qua non è top. Devo fare un po' di metaplay, però purtroppo non... Sì, qua si entra. Ah, qua c'è un tubo intero, vabbè. Lev, se mi volessi... Perfetto, grazie. Mattoni, comunque c'è roba forte. Qua, mi ricordo. Io qua mi sono barricato, ok. Andiamo. E ora? Vedi, era Mi facile. sembra la direzione giusta. Faccio passare, voi aprite il cancello. Va bene. Forza. Tocca a te. Occhio al braccio. Poretta Yara. No, cavoli, volevo... Oh! No. Comunque ci sono diversi modi per innescare slancio. Io metto una bottiglia e mi metto qui. Oh, niente, ho sbagliato io, scusate. Porca miseria, stavo... Oh! Cioè, ecco, ho slancio attivo. No, è finito. Chissà se slancio funziona su
Sui clicker non credo, cioè secondo me con un'arma da mischia sì. Però adesso non. No, vabbè, usiamo subito che c'è fuori. Vedi, questo è slancio. Oh, ma questa è la vita però, eh. Oh, ti giuro, ho schiacciato molto forte. Quella è la vita però, ovvio. Comunque ho fatto male a non. Ho slancio attivo. Ok, però si rompe. Oh, ma cazzo, questo è veramente la vita. Ai, caspita. Cioè, nonostante la stanni, è fortissima quel nemico lì, è incredibile. Qua ho un mattone, no? Un mattone essenziale. Sai cosa ne pensi dei clicker? No, 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 no. Ho schivato il mondo, ma niente da fare, amici. Lì c'era una bella bomba tubo, non sarebbe stata male. Allora, ma alla fine, oh, è una cavolata, eh. C'abbiamo 1000 mattoni, 1000 robe, dai, non ci incagliamo qui. Ho slancio attivo. Sprecato. Via, via, via. C'è un clicker e un. Una la lancio. Oh. No, morì così. Oh, quanto cazzo sei rapita però. Ok, direttamente dalla seconda fase, eccellente. Quindi qua avevamo detto, mentre lui si incastra lì, tubo, bomba tubo.
Bravissimo, vai lì. Incredibile. Non gli ha fatto niente, non gli ha fatto. Taci, miserabile. Mi scusi, signore. Comunque che non gli ha fatto niente a bomba tubo, scandaloso. Io questa la conservavo proprio per lui. Scusa, se io lo anticipassi in qualche maniera. Ho sbagliato. Il colpo di fucile era per il clicker, solo che un attimo mi sono preso. No, panico, però insomma, non ci ho capito niente. Allora, bomba tubo. Ah no, qua c'è il vetro, ok. Vabbè, ma la lascio quando viene qui. Perfetto. Come da piano, insomma. Ma che scasso. Lo so che prendere a pugni un clicker è pericoloso. Please. Che rabbia! Ah, ho sbagliato. No, quando l'ha evitato ho detto, boh, perché? Dopo sì, ero attento in verità, solo che ero un po' demoralizzato. Niente, devo aspettare che fa le cavolate sue. Attenzione, era slancio quello, era per caso slancio. Porca miseria, allora, eh. Era per caso slancio quello. Quindi slancio viene innescato. C'è un altro mattone, perfetto. Cioè faccio clicker gratis, incredibile. No, però... non è vero, cioè nel senso che... Prima con la bomba perché sicuramente gli ha tolto quasi tutta la vita. Però il mattone lo prendo comunque. Oh, perché non lo prende?
Oh, ma che siamo matti, i scembolade. Oh, quello lì, quello sprite lì era abito, incredibile. Però mi ricordo che non è per forza... Oh, sto schivando. E adè? No! Ho tutti sti vetri del cavolo. Però mi ricordo che gli shamble non sono obbligatori, se non sbaglio. L'importante è che faccio fuori questi tre clicker. Oh no, no, no. No, ma non era carico, non era carico, dannazione. Ogni volta c'è sempre qualcosa che mi scordo. Dai, oh, è una cavolata sto pezzo. Comunque fa ride che veramente a livelli di difficoltà maggiori ti ricordi a memoria ogni location. Non mi dica che non si è fatto niente. No, niente, 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 ho sbagliato. Alla fine ho fatto un casino, ho lanciato il sasso al madoccio, al clicker, che non ha senso, vabbè.
Tanto è lei la mia nemesi, è la stalker, no, la stalker, la runner rabbita proprio. Allora, io ho deciso di uccidere il primo con il pompa perché. Perché sì. No, guarda, guarda che roba. Mi stava caricando l'animazione per quello dopo, non riusciva ad andare avanti, si è impallata. Vabbè, nel senso, cosa cavolo devo fare? Ho lanciato. Era perfetta sta formazione. Ok, ripetiamo. Anzi, adesso lo aspetto proprio qui perché mi sono stufato, boh. Hello, motherfucker. Ops, non so se si può dire. Poi c'è l'altro click. Già sono in ritardo sulla tabella di marcia. Ma vai, cazzarola, però. Ah, una combo, una nuova animazione. Questa è una rara morte, come si appare su YouTube, tipo Rare Animation. Bella. Però un casino successo, dai, ma che roba è. Dopo era. Sì che ci sarà il tempo. Oh, ne arrivano in continuazione, incredibile. Io penso che dopo aver sconfitto i clicker possiamo anche fare un po' di fuga, insomma fuggiamo perché dovrebbe essere finito il pezzo. Palle, sempre sti muri invisibili di me. Non mi si è alzato in tempo.
Ho detto dai, dai, dai. Oh, non mi si è alzata, non mi si è alzata. Checkpoint non ci credo, a meno che non so, miracolato, infatti. Dovrebbe arrivare da qui. Dai, per favore, cosa ci costa? Ma ti dico, questo anche a difficile non era facile, facilissimo. Ma lo sto schivando. Mica ce l'ho la roba per farli loro. Mamma mia. Dai, sono qui. Ho consumato tutto. Le porte. Controlliamo se ci sono infetti. Non si apre. Prova le altre. Niente. No. Qui dentro. Dai. Entriamo prima che ci scoprano. Dai, così povera Yara non ce la fa più. Giudì. Dobbiamo soltanto sistemarlo, ok? Sai come si fa? Taglialo a strisce. Sdraiati. Ok. Adesso tira, ok? Ok.
Pronta. Come ti chiami? Abby. Grazie di avermi liberata. Questa zona è pericolosa. Comunque stia domani. Dovete andarvene da qui. Ce la caveremo. Sì. Ok. Owen. Brava. Queste le faccio perché sono sempre utili. Cavolo, ho sprecato tutto veramente. Però non sarei sopravvissuto altrimenti. Allora, vediamo cosa si può migliorare. Mirini vari telescopici. Questo quanto ci vuole? Ottanta, niente, dai. Attendiamo. Ottimo. Sì. C'avevo tre colpi di quella, quindi ok, andiamo. Stalker. Questo me lo ricordavo. Però questo è Runner. Però vedi, pare che un po' di roba te la droppi.
Sono anche dei clicherini, non ci piacciono. Non ci piacciono. Sconto evitabile? È possibile, attenzione. Poi vedi, è loro che fuggono. Ma dai! Ero arrivato prima io col pugno, però ho fatto comunque l'animazione della presa. Si vede che ha priorità, e va bene così. E va bene così. Però almeno quello l'avrei voluto uccidere, visto che ormai era lì, però dopo sarei scappato. Perché sia questo che lo sconto della nave sicuramente, ups, ho spoilerato, si skippano. Anche perché poi di conferma ho visto per sbaglio un video che uno lascia tutti vivi sulla nave. Oh, ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Oh, ma sono veloci, eh? Io avevo la corsa innescata, ma mi hanno ghermito lo stesso. Sì, ho visto che... Ok. Andiamo avanti. Sì, ma io voglio far così, che vado avanti il più possibile, poi se mi sgamano corro, perché tanto qua è un casino, un po', non so se si può. Il clicker, vabbè, a quella distanza non mi... Dello stalker. Cavolo, questo è super evitabilissimo. Guarda che roba. Non mi ricordo qua, però qua è troppo alto. Torniamo un attimo. Sì, qua è più palese, solo che per un attimo mi ero disorientato. Qua si va avanti, voglio dire se c'è qualcosina qui. Ah no, è proprio il camion che finì. Un altro spettatore, attenzione. Chissà chi è. E niente, qua dove eravamo rimasti, sì, dobbiamo raggiungere l'acquario. Ok, andiamo. Tanto Abby è forte anche con queste onde. Ce la fa. Eccola la famosa nave, bellissimo scenario, bel pezzo questo.
Comunque la nave è sempre un'ambientazione anche abbastanza horror. Sì, qua dicevano che avevano degli infetti a bordo, bla bla bla, insomma. Tanto che non è... Una freccia, ecco, io quando io ho preso la freccia per la prima volta pensavo, no, un'arma clone, no, non c'ho, cioè non ci sta che abbia l'arco. Ed ero un po' deluso da questa cosa, invece poi mi sono dovuto ricredere. Perché in verità non è un arco quello che andremo a trovare, ok? Questa è la stiva. Dov'è che bisognava andare? Ah, da lì ci sono le scale, giustamente. Eccola lì, bellissima. Molto da Abby anche perché è militare, la balestra è più... Però adesso non la usiamo perché... Quell'arma silenziosa a distanza la tengo così. Avevo parlato di uno scontro evitabile, non sto parlando di questo, dopo vediamo. Comunque tutto il pezzo della nave è molto bello. Anche perché io in ogni caso non posso uccidere i clicker furtivamente. Ecco, vedi, aiuto del passeggero infetto. E adesso l'equipaggio è una manica di imbelli. Se, sì. Ok, c'è anche la combinazione per la cassaforte. La sua balestra è lì dentro, però è già stata aperta. Però mi sa che serviva comunque, se no non ce la facevano vedere. Ok. 907701. Però non me la ricordo dove lo specifica, dov'è la cassaforte che ho letto veloce. L'armadio delle armi è sul ponte superiore, appunto, mi ricordavo, infatti fosse dopo, i 90771, perfetto. E si sale. Ciao. E con i clicker, ciao ciao. E qua se andiamo, ce ne andiamo proprio. Mamma mia. C'è un gioco così, guarda, buio, clicker. Ma è lì, io non ci sto vedendo una mazza, sinceramente. Devo andare lì dietro, e quindi lancio la bottiglia e scappo. Attaccalo, buttalo fuori dal ring. Scale, perfetto.
Quindi tutto di fila, perché adesso qua. Anzi, no, non mi hanno sgamato. Ah, ecco, 90, 77, 1, attenzione. Mamma mia. 90, 77, 1, ricordiamo. Numero verde per aprire la cassaforte. Pensavo dovessi fare tutto di fila, invece no. Qua, appena superata la scaletta, diciamo si abbassa la tensione. Le gambe delle donne. E il numero classico. E la peppa, quella roba. C'è anche Search and Destroy, no? Che roba è? Tattiche terroristiche, wow. Identifica, reagisci e niente, perfetto. Comunque l'avevo già presi tutti i manuali nel primo walkthrough, ma non mi ricordo questo cos'era. Tattiche terrori. Ah, che crei più velocemente. Sì, armi da missile. Questo sarebbe stato bello usarlo, ma in questo gameplay non abbiamo tutte queste risorse, sinceramente. La stabilità ci importa poco. Io vorrei far questo per arrivare a questo, ma ce la faremo? Sì, perché tanto queste non ce le avremo mai. Dai, cominciamo a fare questo. Per così fare i medikit. Allora, ho il nastro al massimo. Col nastro cosa ci si può fare? Questo, ma non ho un'arma. E allora niente, ciaone. Ah, dei clicker, pieno, allora dentro mi ricordo pieno di clicker proprio. Oh, vai tu? Niente, pensavo di poter passare oltre, ma con L1 non funziona, ok. E lo so, fortissima la balestra, forse una delle. Ah, va là che mi ha dato il checkpoint dopo che l'ho scassinata, se no ogni volta a reinserire il codice. Io non vedo se ci sono. Spero si possa scavalcare. No, c'è il vetro. Ah, qua sì, però. Ok, sappiamo che perché con questo filtro non si vedono i vetri, quindi sappiamo che il primo vetro non c'è, perfetto. Non ho potuto fare neanche tentativi perché sennò facevo rumore, quindi ok. Ce l'accolliamo. In teoria scavalcare non causa rumore, cioè almeno credo. Cioè abbiamo sempre fatto così, però mi voglio lasciare il beneficio del dubbio. Tanto il clicker arriva lì, ma non ci importa poco se facciamo. Quello che a me preoccupa maggiormente
Ma il Blotes è cieco? Ti pareva. Ho un'idea. Li attiriamo tutti qui. Li facciamo fare il giro dell'oca. L'idea non è male, solo che qual è il difetto? Che ho sbagliato, pensavo fosse una di quelle porte da far quadrato e ho cominciato a premere triangolo solo più tardi, quindi mi serviva proprio quel secondo in più e ce la facciamo, eh. E poi ho temporeggiato qua sull'angolo perché volevo fare proprio il gregge di pecore, invece si può anche non temporeggiare, mi faccio sgamare direttamente dal bloater. O poi la peggio una bomba a tubo per stordirli si può sempre lanciare. Se vediamo che è troppo ostico. Si ferma lì, poi va avanti. Smanettiamo triangolo in modo da avere la sicurezza di prenderlo il prima possibile. Comunque, secondo me, se quel runner non ci sgama, incredibile, non pensavo di farcela. Abbiamo fatto tutto stealth, tutto skippato, ottimo. Ci ho avuto un attimo paura che quando ho fatto quel passetto di troppo. Qua cos'è che c'era scritto? Ah sì, un diario di bordo. Sì, un casino veramente. Oh. Niente, cioè uno aveva fatto il video, fa se lasci tutti gli infetti vivi, tipo, cioè che lui era qua sopra a vederli, sì, ma non vuol dire niente. Qua c'era qualcosa di particolare, no? Oh, invece sì, monetina. Non so come chiamare questo episodio che sta per giungere al termine, però ho visto l'incontro con i due serafiti, quasi che metterei tipo nuove amicizie o robe del genere. Adesso vediamo. Ah, e anche oggi l'abbiamo svangata, skippando uno dei scontri più pallosi, perché realismo, ricordiamo, è la parola chiave, saltare tutti i fight possibili. Tutti i combattimenti, qua cosa c'è? Niente. So perché, ma qua mi dava l'idea che era finito. Però invece no. Ouch.
Ah già. Ora mi ricordo, non so se farlo adesso, che ore sono? Da quando... Ah no, forse mi sto confondendo. Ah sì, mi ero confuso con un altro pezzo, meglio. Quindi qua si conclude, qua facciamo. Vediamo se c'è Owen o no, e poi facciamo basta. Oh, però ho recuperato un po' di munizioni, devo dire. È bloccata. Oh, ce l'hai? Ah sì, io che stavo premendo un altro tasto, non so perché. Enigmi ambientali pazzeschi. Cosa mi tocca fare per te? Ah no, niente, questo la devo lasciare qua. Però un sasso me lo prendo per sicurezza. Ah, beh, perché giustamente... Ok. Qui c'è il tuo zaino. Ma è sangue. Ehi, Owen! Dove sarà, Certo. giustamente. Owen. Questa è cattiveria pura. Isaac ti ha mandato a cercarmi. Ti sbagli. Che combini qui? Beh, devo smontarla prima di rimetterla insieme. Capito. Un sorso? Passo. Come vuoi. Danny è morto. Immagino. Mi dici che è successo?
Stavamo ripulendo un accampamento. Giusto un paio di iene. Ho colpito uno, dritto in testa. Forte. E lui è andato giù. La sua arma era lì di fianco. Ma lui non l'ha cercata. Si è voltato verso di me. Ed era vecchio. E stanco. Sembrava pronto. Ne ho uccise di iene. Però ce l'ho fatta. Ovviamente Danny a quel punto si è incazzato. E io gli ho detto che poteva continuare da solo. Mi ha puntato contro la pistola. Ho provato a fermarlo e così. Non sapevo neanche se avesse preso me o lui. Ti sei solo difeso. Smettila. Posso risolverla io. Parlerò con Isaac. Io sono stanco, Abby. Non voglio lottare per una terra di cui non mi frega più un cazzo di niente. Io vado a Santa Barbara. Solo per delle voci. Ne ho sentite diverse. Le luci non stanno ritornando. Sono andate. È una pista. Io voglio provare. Non pensi a me. Non corre rischi qui. Ok. Ne riparliamo quando sarai sobrio. Non fare così. Fare cosa? Mi tratti come se fossi uno schizzato. Ma sei d'accordo con me? Se le luci fossero a Santa Barbara, io me ne andrei il più lontano possibile. Cosa? Sì, sono cresciuta. Dovresti provare. Ah sì? E come dovrei fare? Dovrei cercare chi ha ucciso la mia famiglia? Fermarli? Potrei torturarli fino ad ammazzarli. Thank you.
Ed eccoci qua, al giorno 2. Merda. Devo salvarli prima che sia troppo tardi. Ed eccoci qua. Che cavolo sto facendo? Sono iene, cazzo. La prossima volta salveremo Lev e Yara, se abbiamo fatto in tempo, vedremo. Quindi Abby è un personaggio che cresce, matura, e giustamente anche lei ha questo senso di aiutare gli altri, ecco. E insomma, dai, ci vediamo alla prossima e buon...